Ciao amici, avete visto questo mio video su cosa non comprare al supermercato se volete dimagrire in estate? Noi l'abbiamo visto. Bene, in tanti mi avete scritto che vi è stato utile. Oggi allora vediamo insieme cosa comprare, cosa scegliere se vogliamo rimanere leggeri ma nutriti e pieni di energia. Sono? Scusa, ma cosa c'entra? Comunque è mezzogiorno. Ecco, allora non è il momento di andare a fare la spesa. Ma come? Dobbiamo fare la spesa per il pranzo. Per fare la spesa, pensando alla linea, bisogna sempre andare dopo mangiato, altrimenti la fame ci farà venire strane voglie e riempiremo il carrello di ogni schifezza immaginabile. Meglio aspettare un po'. E nell'attesa mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, è facile, lo dico sempre, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche. Bene, ora che ore sono? Sono le 2, abbiamo appena finito di mangiare. Hai ancora fame? Io sono proprio sazia adesso, grazie. Bene, allora a fare la spesa. E ripetiamo il gioco dell'altro video. Fai un menù leggero, completo, dalla mattina alla sera e poi vediamo qual è il punteggio dimagrante. Sì, sono già al supermercato e questa volta ti stupirò. Per la colazione sana io prenderei latte vegetale e cereali senza zucchero, ce ne sono ormai di vario tipo. Benissimo, allora hai visto questo video sulla mia colazione proteica. Lo dico spesso, secondo me è meglio il latte vegetale di quello di mucca perché è più digeribile e gonfia meno. E comunque oramai molte marche sono arricchite di calcio. Per lo spuntino di metà mattina io mi dirigo al banco della frutta fresca, va bene? Se la frutta fresca non ti gonfia, va bene. Basta non esagerare però, perché la frutta è molto zuccherina e spesso fermenta. Che ne dici della frutta secca? Stavo già guardando questo mix di frutta secca che non ha zuccheri aggiunti, non ha additivi, mi sembra super naturale e va benissimo. Credo sia un ottimo rompidigiuno, ma ricordatevi che una colazione completa dovrebbe tenervi sazi fino a pranzo. Per il pranzo mi sento ispirata, sono qui al banco dell'insalata fresca, verdure crude, a cui aggiungo semi misti, ce ne sono di tante varietà, già pronti per l'insalata. E proteine magre oppure, come piace a me, proteine vegetali. Ottima scelta! Sono gli ingredienti della mia insalatona, quella che ho spiegato in questo video qui. E se nel pomeriggio ti viene voglia di qualcosa di dolce, cosa prendi? Le gallette di riso con il cioccolato fondente, meglio di così non si può. Bene, ma anche datteri, biscotti dietetici, ottimo anche il cioccolato fondente da solo, come ho spiegato in questo video. E per l'aperitivo? E per l'ora dell'aperitivo ho un'idea fantastica, faccio dei cocktail con birra analcolica e succhini biologici ma senza zucchero e gallette di riso e mais saporite con tanti gusti diversi, buonissime, e olive giganti, buonissime. Sì, mi sembra un'ottima idea, sono tutte cose gustose, sfiziose, con pochi grassi e poche calorie. Ci si può gratificare lo stesso senza farsi del male, basta introdurre qualche nuova abitudine. E per la cena cosa c'è di meglio che dei cereali? Il
aglio, orzo, farro, anche il riso integrale con delle verdure cotte. Fantastico, leggerissimo e sanissimo. Brava! Così l'intestino domani mattina ti ringrazierà. Allora, vediamo il punteggio di oggi. E vai! Ottimo! È facile mangiare bene, sano e avere cura della linea della salute, visto? Chi mangia schifezze è lento, chi mangia leggero è rock, è trendy e sano naturalmente. Vi aspetto al prossimo video, ciao! È rock.